Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Un saluto a tutti dalla Fiera dei Libri per Ragazzi di Bologna. Oggi siamo in compagnia di Lorenzo Fasanini, responsabile commerciale ed editoriale di Picarona Italia, una casa editrice che vorremmo scoprire. Innanzitutto, benvenuto in Fiera, so che non è il vostro primo anno, ci siete dal 2016 in Italia. Raccontaci un po' la storia di questa casa editrice. Intanto, salve a tutti, grazie Erika per l'invito e l'opportunità. E noi come Picarona e marca editoriale Picarona nasce nel 2013 a Barcellona e in Italia viene aperto, appunto viene fondato il marchio editoriale italiano nel 2016, tre anni dopo. Abbiamo la sede proprio qui a Bologna, quindi diciamo la sede ideale qui in Italia per libri per l'infanzia e per ragazzi, e pubblichiamo diciamo principalmente albi illustrati, quindi picture books. Abbiamo una buona serie di titoli per primissimi lettori, una collana di album di titoli classici, tra cui appunto la riedizione di tutti i titoli della serie di Babar. Ci stiamo aprendo adesso, abbiamo aperto adesso da poco una nuova collana per preadolescenti, quindi dagli 8 ai 12 anni. Ecco, un'apertura molto interessante anche con alcuni titoli che poi dopo vedremo. Innanzitutto c'è un catalogo molto ampio, sono 130, dicevamo. Sì, indicativamente abbiamo 130 titoli attivi, tutti disponibili di catalogo. Quali sono i vostri best seller del momento? Allora, abbiamo fortunatamente diversi titoli che funzionano molto bene e diciamo che i due più diciamo che richiamano di più l'attenzione sono Non ci sono draghi in questa storia, titolo veramente molto molto spassoso, e della stessa serie, diciamo, Non ci sono lupi cattivi in questa storia. Sono tutti e due album illustrati che si rivolgono a un pubblico diciamo dai 3 ai 6 anni e stanno avendo davvero molto successo, stanno piacendo molto. Quindi ci sarà anche un seguito, immagino. Sì, la serie dovrebbe proseguire, diciamo, con un altro titolo. In realtà ancora è in fase embrionale il progetto, quindi non possiamo svelare ancora nulla. Però diciamo che ci sarà un seguito, insomma. Probabile. Per i più piccolini? Per i più piccoli abbiamo diversi titoli attivi, molto interessanti. Le ultime due novità che sono usciti sono questi cofanetti, Gli animali e La casa. Sono due cofanetti con ognuno quattro titoli, diciamo in questo caso appunto Gli animali, della fattoria, dello zoo, Gli animali domestici e Nell'oceano. E ovviamente è rivolto a un pubblico di primissimi lettori, sono libri in cartoncino, molto comodi appunto da sfogliare e molto resistenti, che permettono appunto ai bambini di imparare le prime parole appunto degli oggetti presenti in casa o in questo caso degli animali più conosciuti. Il fatto che siano resistenti è una caratteristica decisamente importantissima. Invece dicevi che vi state aprendo anche a un pubblico leggermente più grande, quindi dagli 8 ai 12 anni. Quali sono i primi titoli disponibili? Allora, i primi due titoli che abbiamo pubblicato, che stanno andando davvero molto bene, sono usciti alla fine del 2022, quindi da poco. Allora, per il pubblico diciamo prettamente femminile, Gatti e streghe, è un titolo molto divertente, è il primo titolo di una serie, quindi a breve pubblicheremo il secondo titolo. Ed è un incrocio tra un romanzo e un fumetto, quindi ogni 4-5 pagine c'è la narrazione prosegue sotto forma di fumetto. Per il pubblico, diciamo, indicativamente un po' più maschile, perché i mostri in realtà sono molto universali e trasversali, il libro Maledetto è un libro game. Il libro game adesso sta, grazie anche agli escape room, diciamo, sta tornando molto di moda, e il libro Maledetto è un libro veramente con delle bellissime illustrazioni molto molto curate. Anche in questo caso il primo titolo di una serie, sono tutti titoli indipendenti in questo caso, però appunto uscirà prossimamente, indicativamente a settembre-ottobre, quindi in ottica Halloween uscirà il secondo titolo.
una bella varietà di titoli, ma come scegliete i libri da proporre per il pubblico italiano? Allora, diciamo che è un lavoro di squadra fondamentalmente, perché ovviamente avendo la sede sia in Spagna sia in Italia, cerchiamo titoli sia per il mercato in lingua spagnola, quindi Spagna, America Latina e ovviamente anche Stati Uniti, che per l'Italia ovviamente, per il pubblico italiano, quindi per esempio la Fiera di Bologna o anche la Fiera di Francoforte sono due ottimi appuntamenti per poter incontrare editori esteri e cercare titoli nuovi che possano essere in linea con il mercato editoriale italiano e con la nostra linea editoriale. Ecco, visto che siamo al terzo giorno e quasi finita la fiera e so che hai tantissimi appuntamenti, avete tanti appuntamenti, avete già trovato qualche titolo senza anticiparci nulla, insomma, interessante che vi piacerebbe portare in Italia? Abbiamo trovato diversi titoli interessanti, posso fare un'anticipazione, diciamo, e due titoli che stanno funzionando davvero molto bene sono usciti da poco in libreria. Il Drago dal Sedere di Fuoco è uscito all'inizio del 2022 e a fine anno, diciamo, quindi da poco sul mercato. In seguito Il Cavaliere dal Sedere di Fuoco, dove ovviamente la situazione si complica notevolmente, uscirà tra inizio settembre, se non sbaglio, il terzo titolo della serie, La Principessa dal Sedere di Fuoco, e anche lì lascio immaginare, insomma, la situazione si vivrà, diciamo, un nuovo capitolo particolarmente esplosivo. Perfetto, quindi insomma un appuntamento questo della Children's Book Fair importante anche per voi. Fondamentale, assolutamente, sì. Sia per mantenere i rapporti appunto con gli editori esteri, sia per ovviamente rimanere aggiornati sul mercato editoriale e le tendenze, le ultime tendenze presenti. Perfetto, quindi un excursus meraviglioso, vi terremo d'occhio e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.